come coltivare i pomodori. Nella aiuola dei pomodori non ci mettiamo solo i pomodori, l'effetto dell'acido salicilico stimolerà proprio l'emissione di nuove radici. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi vedremo come coltivare il pomodoro, l'ortaggio principe dell'orto estivo, ma anche l'ortaggio che dà più problemi, per cui oggi vedremo come coltivarlo fin dall'inizio, perché se si incomincia bene si produce meglio. Questo sarà un video ricco di nozioni e vi svelerò anche alcuni trucchi, per cui vi consiglio di vederlo dall'inizio alla fine, perché sennò il rischio è di perdersi alcuni consigli e passaggi fondamentali. Lo sbaglio più comune è il periodo del trapianto del pomodoro, perché i vivai già a fine marzo vendono piantine alte 20-25 cm e le persone sono indotte a pensare che sia già il momento giusto di piantarle nel proprio giardino. In realtà i vivai, quelle piantine, le vendono per chi coltiva in serra, perché la temperatura minima per coltivare il pomodoro è intorno ai 10-12 gradi, quindi la notte non deve fare meno di 12 gradi, per cui prima di maggio non possiamo coltivarle. Anche se ci troviamo al sud Italia, io consiglio di non coltivarle prima di metà fine aprile, perché non ci vuole niente che magari una notte piove e le temperature si abbassano parecchio, e anche se non ci muore il pomodoro rimane compromesso, rimane un po' nanizzato, per cui prima dei primi di maggio non coltiviamo il pomodoro. Qui abbiamo già preparato la particella di terreno per la coltivazione dei pomodori. Abbiamo queste due aiuole che erano già state precedentemente coltivate, per cui il lavoro che abbiamo fatto è stato semplicemente passare la forca vanga per areggiare il suolo e poi aggiungere la pacciamatura, che era già esistente, l'abbiamo semplicemente aggiunta. Abbiamo messo il cippato, quindi i rami tritati, lungo l'aiuola e invece la paglia lungo il camminamento. Poi questo varia anche a seconda di cosa abbiamo a disposizione come pacciamatura. Se invece fossimo partiti su un terreno che non è mai stato coltivato, quindi da un prato, dal giardino, come avremmo potuto fare? In due modi. La cosa che bisogna fare assolutamente è togliere quel tappeto erboso, e quindi possiamo fare una prima lavorazione, una vangatura, soprattutto in quei terreni che magari sono particolarmente duri, compatti, difficili, quindi una prima vangatura si può fare, e quindi poi successivamente pianeggiarlo e aggiungere le pacciamature. Oppure una cosa che consiglio molto, soprattutto nei terreni che magari non sono così compatti, non sono così compromessi, si può prendere un telo plastico e fare la pacciamatura per diserbare. Quindi questo telo lo andiamo a posizionare sopra proprio il tappeto erboso dove vogliamo coltivare, lo adagiamo bello aderente al suolo e dopo circa un mesetto lo andiamo a togliere. Vedremo che ci sarà tutto diserbato, perché lì non passerà la luce e quindi le erbe moriranno. Dopodiché ci basta passare anche lì la forca vanga e aggiungere la pacciamatura organica. A proposito del partire bene per produrre meglio, parliamo della qualità delle piantine che andiamo a trapiantare, perché è fondamentale che queste piantine siano di alta qualità e soprattutto sane, perché sennò non riescono a garantirci un corretto sviluppo e quindi una buona produzione futura. Potremmo produrci le piantine da soli, quindi partire dal seme e fare un semenzaio, ma se vogliamo risparmiare energie e soprattutto tempo, possiamo tranquillamente prendere delle piantine già sviluppate. Io mi sono affidato all'azienda Piantine da Orto, che è un sito web fantastico, si chiama piantinedaorto.it, dove potete scegliere qualsiasi tipo di pianta, perché ha un catalogo foltissimo dove trovate qualsiasi ortaggio, e tra l'altro per ogni ortaggio ci sono svariate varietà, per cui potete scegliere la piantina che vi interessa, ordinarla da casa e oltretutto ve la spediscono a casa, quindi una comodità assoluta. Non dovete neanche avere il disturbo di dover andare a un vivaio, scegliere le piantine, trasportarle, magari sporcare la macchina. Ve le spediscono direttamente a casa loro. Se avete dei dubbi sul trasporto e vi state chiedendo in che condizioni arriveranno le piantine a casa vostra, vi posso rassicurare che questo tipo di imballaggio garantisce l'integrità delle piantine, perché al suo interno troviamo del trucciolo di legno che avvolge completamente le piantine e le permette di essere al sicuro e protette. Da cosa? Dagli sballottamenti, quindi dai movimenti, dai colpi che magari prendono durante il trasporto, e oltretutto il trucciolo di legno permette di mantenere l'umidità e una temperatura costante. E possiamo usarlo anche come pacciamatura in uno scatolone solo, tutta questa. All'interno trovate pure le istruzioni su come estrarre le piantine dalla scatola. Tra l'altro l'imballaggio è completamente ecocompatibile, perché sia il cartone che lo scotch sono di carta riciclata. Oltretutto al suo interno troviamo il trucciolo di legno, quindi una sostanza organica che si può degradare, e sembra scontato ma al suo interno potevano trovare del polistirolo, quindi direi molta attenzione anche da questo punto di vista.
Prima del trapianto facciamo il bagnetto alle nostre piante. Questo vale per il pomodoro ma anche per tutti gli altri ortaggi. È un piccolo trucco che vi voglio insegnare. Qui ho del macerato di salice e noi dobbiamo praticamente pucciare le nostre piantine dentro e lasciarle in ammollo per qualche secondo. Così facendo il panetto di terra si riempirà d'acqua, quindi andrà a reidratare le nostre piantine e in più l'effetto dell'acido salicilico stimolerà proprio l'emissione di nuove radici. Se siete curiosi su come fare il macerato di salice, vi lascio in descrizione il video che ho fatto con Orto a Coltivare in cui spiegavo passo passo come fare il macerato di salice. Il trucco sta nelle radici. Più radici abbiamo, più le nostre piantine saranno autonome, per cui riusciranno da sole a prendere più nutrienti, più acqua, e tra l'altro le radici hanno una funzione ormonale, per cui anche nel momento in cui la pianta è stressata per magari dei patogeni, riuscirà a proprio difendersi meglio. Il pomodoro ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri ortaggi. Mentre magari una piantina di melanzana o di zucchina va piantata all'altezza del collare di corteccia, perché se andiamo a coprire il fusto marcisce, il pomodoro no, il pomodoro riesce a radicare proprio anche dal fusto, per cui noi lo andremo a interrare coprendo anche i primi 3-4 cm di fusto, così che da qui saltino fuori delle radici, quindi più radici, più approfondite e la pianta sarà più autonoma fin dall'inizio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare le prime foglioline. Anche a mano, oppure con una forbicina, andiamo a staccare le prime foglie. Così facendo, la piantina è pronta. La distanza tra le piantine di pomodoro deve essere di circa 50 cm sulla fila e un metro tra una fila e l'altra. Le mie due aiuole sono circa un metro di distanza, per cui è perfetto, e ho messo una piantina ogni 50 cm. C'è chi consiglia di tenerle più distanti, invece io consiglio di non superare i 50 cm perché daremo solo spazio alle infestanti e non andremo a ottimizzare quello che è il nostro terreno. Un'altra cosa da far subito è mettere i supporti, appena prima o appena dopo il trapianto, perché se dovessimo aspettare troppo il rischio è di andare a rompere qualche radice e quindi di stressare la pianta. Io consiglio il bambù perché è un ottimo materiale, soprattutto è una pianta molto comune, per cui facile da trovare in maniera gratuita. Nell'aiuola dei pomodori non ci mettiamo solo i pomodori, ma anche basilico, aglio, cipolla, porri, anche insalate ed altre piante. Questa si chiama consociazione e permette alle piante, stando vicino, di crescere meglio. Ad esempio, il basilico vuole un po' d'ombra e il pomodoro, crescendo più alto, gli fa l'ombra. Allo stesso tempo il basilico scaccia via un po' di insetti dannosi che danno fastidio proprio al pomodoro. Quello che non bisogna fare è mettere piante della stessa specie. Ad esempio, nell'aiuola dei pomodori non bisogna mettere peperoncino, peperone, melanzana, perché fanno parte della stessa famiglia dei pomodori, le solanacee, per cui hanno le stesse esigenze nutrizionali e si farebbero concorrenza, competizione, e allo stesso tempo hanno gli stessi patogeni, per cui potrebbero attaccarsi delle malattie. Quanto e quando bagnare i pomodori? Più si avvicina la stagione calda e più i pomodori dovremo bagnarli la mattina presto e la sera. In primavera, fino a aprile-maggio, potete bagnarli anche di giorno, ma quando le temperature sono più alte e il sole è più forte, meglio bagnare la mattina o la sera quando il sole non picchia troppo. Sul quanto bagnare i pomodori io vi consiglio una volta ogni 3 giorni. Diffidate da chi vi dice che i pomodori vanno bagnati tutti i giorni, perché è vero che magari il pomodoro cresce bene anche se bagnato tutti i giorni, però prima di tutto c'è più rischio di malattie fungine. Secondo, avremo dei pomodori più annacquati. Noi produciamo i pomodori da noi e non li andiamo a comprare al supermercato apposta per avere dei pomodori più buoni. Quindi una volta ogni 3-4 giorni è perfetto per avere comunque dei pomodori grossi e succosi, ma molto zuccherini e molto buoni in bocca. Ricordo che l'osservazione è la cosa più importante. Andare nel nostro orto e osservare pianta per pianta e caso per caso è importantissimo, perché poi così facendo possiamo intuire quali che sono le esigenze delle nostre piante e in questo caso dei nostri pomodori. Ricordo che coi pomodori innestati, come in questo caso qua, non vale il trucchetto che vi ho spiegato prima, quindi quello di interrare la pianta un pochettino più profonda, perché essendo innestato l'apparato radicale è del porta innesto e andare a interrarla perderebbe un po' di senso. Con questo vi saluto, spero che il video vi sia stato utile, scrivete nei commenti se avete le domande e se questo argomento vi è piaciuto, e fate i bravi con le piante, fate i bravi con i pomodori. Ciao a tutti!